No, rivedendo la situazione, magari lui è stato un po' furbo, come dici tu, però leggero contatto c'è stato, quindi poi dipende d'arbitro come decide, però come dici tu era così. Sì, sono andato troppo addosso, magari un po' troppo aggressivo, perché non era neanche nella zona dove poteva tirare subito, quindi dovevo temporeggiare e non entrare Entrare. così aggressivo. È la stessa situazione che era prima della partita contro Fermana, che abbiamo portato una vittoria da Ravenna. Eravamo belli carichi, eravamo convinti di proseguire e poi siamo cascati, abbiamo perso 0-1. Siamo ritornati con piedi per terra, quindi non dobbiamo ripetere la stessa partita, nel senso dobbiamo essere ancora più pronti a interpretarla come deve essere. Secondo me non va bene giocare più tranquilli con nessuno, perché Quota non. 37. Sì, però poi arrivi moscio e perdi, quindi non è giusto, lo sappiamo già. Volevo dire che magari si può guardare anche in su, non so dietro, perché vedendo la classifica è corta comunque, quindi se riesci a fare un po' dei risultati di fila puoi pure guardare in alto. Secondo me bisogna anche essere ambiziosi, nel senso almeno provare a creare la mentalità vincente per mettere ogni settimana una prestazione al 100-110%, perché pure noi dopo la partita a Bergamo siamo rimasti delusi. Nel senso, abbiamo vinto, però si sentiva che no, abbiamo detto va bene, abbiamo vinto, però noi eravamo consapevoli di non giocare bene. Quindi se riusciamo, come contro Fermana, a giocare la partita decente, essere più attenti indietro, sfruttare le occasioni, possiamo fare ancora grandi cose, però dobbiamo veramente farlo, dobbiamo provare a farlo al campo, e quello è.